Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi voglio parlarvi di una build molto interessante per Vault. Come alcuni di voi sapranno, a marzo 2020 è uscito l'aggiornamento 27.2. Oltre a portare numerose modifiche sul sistema di Railjack e dei Kuva e il capitolo The New War per tutti quelli che hanno completato la quest Sacrifice, ha implementato una nuova meccanica relativa agli scudi, che si chiama Shield Gating. In pratica, nel momento in cui lo scudo di un Warframe viene completamente esaurito da un attacco nemico, si hanno 1,2 secondi di invulnerabilità. In questo tempo sarà possibile evitare i colpi, uccidere tutti i nemici e recuperare gli scudi con abilità o con dotazioni. Questo ha portato un grande guadagno e un nuovo stile di gioco per tutti quei frame che basano le loro strategie sugli scudi, come Ildrin, la regina degli scudi, Mag, Trinity, Arrow e, come analizzeremo a breve, Vault. Parliamo di Vault. Si tratta di uno dei tre personaggi con cui è possibile iniziare il gioco di Warframe. Nel caso in cui non l'abbiate fatto, comunque nessun problema, è possibile recuperare lo schema e costruirlo tramite il laboratorio Terno del vostro dojo. Si può tranquillamente definire Vault un coltellino svizzero. È ottimo per fare le speedrun, per combattimenti corpo a corpo, per sopravvivenze, ha un'ottima capacità di crowd control che lo rende idoneo per la carneficina del santuario e viene utilizzato anche negli scontri con gli Eidolon. Diamo un rapido sguardo alle sue abilità. La sua passiva gli permette, correndo, muovendosi o facendo acrobazie, di accumulare fino a 1000 punti di danno elettrico che verranno scaricati sul colpo successivo. Piccolo suggerimento, utilizzando l'Augment Transistor Shield sarà possibile incrementare il contatore del 300% dei danni assorbiti dagli scudi. La prima abilità di Vault è Shock. Lancerà un proiettile elettrico che stordirà e infliggerà danno su un nemico singolo e causerà danno a catena sui nemici vicini. Nota interessante, non è fondamentale colpire un nemico, qualunque punto colpito genererà il danno a catena sui nemici vicini. La seconda abilità di Vault è Speed, si ottiene un bonus alla velocità di movimento che si estende agli alleati, non solo influenza la velocità degli attacchi corpo a corpo e i tempi di ricarica delle armi. Questa abilità può essere castata in volo e può essere ricastata prima del termine dell'effetto. La terza abilità di Vault è Electric Shield. Vault dispiega un ostacolo di energia, che blocca i danni in arrivo e potenzia i danni in uscita. Sparare attraverso lo scudo aumenta del 50% il danno elettrico e del 200% il danno critico del colpo. Questa abilità non è influenzata da mod di portata o di potenza, ma è possibile castare fino a 6 scudi consecutivi e sparare attraverso tutti e 6 gli scudi aumenterà il danno elettrico al 300%. Infine, utilizzando la prima abilità, Shock, su uno scudo, tutti i nemici che attraverseranno quello scudo riceveranno il 100% di danno elettrico. La quarta abilità di Vault è Discharge, paralizza i nemici vicini e stordisce i nemici in avvicinamento. Maggiore sarà la densità di nemici, maggiore sarà il danno. Utilizzando la prima abilità Shock su un nemico colpito dalla quarta abilità, si effettuerà un sovraccarico, aumentando di conseguenza i danni. Veniamo alla build. Questa build ha bisogno di 3 forme su un Vault non Prime e di 2 forme su un Vault Prime. Nello slot Aura troviamo Growing Power, che garantisce il 25% di potenza abilità in più per 6 secondi, ovvero, visto che utilizzeremo un'arma che procca molto spesso effetti, ogni volta che andremo a castare la nostra 4 Discharge, potremo usufruire di questo bonus. Possiamo utilizzare altri mod come Corrosive Projection per diminuire l'armatura nemica del 18%, oppure Steel Charge che aumenta il danno corpo a corpo del 60%, visto che l'arma che utilizzeremo di più sarà la melee. Personalmente consiglio di utilizzare la forma Aura su questo frame, vista la sua versatilità. Nello slot Exilus troviamo Cunning Drift per aumentare soprattutto la portata dell'abilità assieme ad Augur Reach. Utilizzeremo Flow e Streamline per poter castare molto spesso la nostra abilità. Flow è una Primed, come Continuity e Vigor, ma non è obbligatorio utilizzarle. Le mod Primed, per chi non lo sapesse, sono messe a disposizione del Baro ogni 2 settimane, ma hanno una rotazione casuale. Per aumentare la resistenza del frame utilizziamo Adaptation,
Si tratta di una mod piuttosto rara, ha un drop del 2-3% nelle missioni di arbitrato. In ogni caso potrete trovarla nel market per un prezzo inferiore di 15 platinum. Assieme ad Adaptation usiamo anche Vigor, che dà 220 di capienza scudo e 220 di salute. Personalmente preferisco usare Vigor invece di Redirection, che sì aumenta gli scudi, ma porta la vita a 300 punti, piuttosto bassi nel momento in cui si andranno ad affrontare gli Infested e il loro pericolosissimo danno di tipo tossina. Aumentando la durata col Primate Continuity possiamo utilizzare Transient Fortitude e aumentare la potenza potere del 55%. Una mod molto importante è Capacitate. Si tratta di un augment per la quarta abilità di Volt che converte il 3% del danno inflitto per ripristinare gli scudi tra Volt e gli alleati. Utile sia nelle missioni in solo, dove andrete a potenziare gli scudi per il vostro Helios o comunque per il vostro Companion, sia nelle missioni in gruppo, dove andrete a potenziare gli scudi per tutti i frame di tutti i vostri compagni di squadra. Per quanto riguarda gli Arcane, la mia preferenza va a Energize e a Aegis, sempre per dare priorità agli scudi e alla capacità di essere sempre full energy. Un'altra ottima scelta, comunque, può essere l'Arcane Barrier, che, dopo aver subito danni agli scudi, ha il 4% di probabilità di ricaricarli istantaneamente. L'arma che andremo a utilizzare sarà il Rakta Dark Dagger. Il Rakta Dark Dagger è l'arma del sindacato Red Veil. Quest'arma gode di alcune interessanti particolarità. La prima è attaccare i bersagli sotto l'effetto radiazione, ricarica gli scudi e genera scudi aggiuntivi. Ottimo per il nostro frame. La seconda è l'abilità del sindacato, Degrado. I nemici in 25 metri ricevono 1000 danni di tipo virale, il recupero immediato del 25% di energia di base, nel caso di Volt 25 punti, e l'aumento della velocità di movimento del 10% per 30 secondi. Inoltre, il Rakta Dark Dagger ha un'abilità passiva che si chiama Mind Aids. Dopo aver estratto l'arma, riduce di un terzo la possibilità di essere individuato dai nemici. Guardiamo la build. Per quanto riguarda lo stile, la scelta cade su Stinging Thorn, in quanto ha una maggiore possibilità di applicare l'effetto taglio. Si tratta di una mod però piuttosto rara e che necessiterà di una polarizzazione dello slot di stile. Per essere certi di applicare l'effetto radiazione e quindi godere del bonus sugli scudi, utilizzeremo mod 60-60, ovvero Vicious Frost, Virulent Scrooge e Volcanic Edge. Inoltre utilizzeremo una mod sempre dei Red Veil, Gleaming Blight. Questa mod avrà il 100% di probabilità di effetto e una maggiore possibilità di applicare lo status degrado. Visto che si tratta di un pugnale, è importante utilizzare una mod per aumentarne la portata, come Primate Reach. Per migliorare la potenza dell'arma, utilizzeremo la combinazione di Condition Overload, Blood Rush e Berserker. Condition Overload aumenterà del 120% il danno corpo a corpo per ogni tipo di effetto sul bersaglio. Avendo una probabilità di effetto del 114, è praticamente certo che potremo sfruttare questo bonus. Blood Rush aumenterà del 60% la probabilità di critico con l'accumularsi del moltiplicatore delle combo. E infine Berserker aumenterà del 30% la velocità d'attacco fino a un massimo di 75% per 24 secondi con un colpo critico. Qualche piccolo suggerimento. Vi consiglio di utilizzare Helios Prime con Detect Vulnerability e il Deconstructor con tutte le mod di tipo Gladiator per migliorare il vostro danno corpo a corpo. Può essere utile anche la scuola Naramon per rallentare il decadimento del contatore delle combo. Bene ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, premete il tasto mi piace e iscrivetevi al canale per nuovi contenuti.